L'unico cammino sicuro è seguire Cristo crocifisso, lo scandalo della croce. In tempo di Quaresima è più che mai forte l'invito alla conversione. Papa Francesco, durante la messa a Santa Marta, ha riflettuto sulle tre realtà che sono dinanzi al cristiano: la realtà dell'uomo, la realtà di Dio e la realtà del cammino. La prima è quella di scegliere tra il bene e il male, la seconda si sostanzia in un Dio che si è fatto uomo per salvarci. Quando ci allontaniamo dalla croce di Cristo, dalla verità delle piaghe del Signore, ha rimarcato il Pontefice, ci allontaniamo anche dall'amore, dalla carità di Dio, dalla salvezza e andiamo su una strada ideologica di Dio, lontana. Infine, la terza realtà, quella del cammino. La realtà del cammino è quella di Cristo. Seguire Cristo, fare la volontà del Padre come Lui, prendere le croci di ogni giorno e rinnegare se stesso per seguire Cristo. Non fare quello che io voglio, quello che vuole Gesù, seguire Gesù. E lui parla che su questa strada noi perdiamo la vita per guadagnarla dopo. È un continuo perdere la vita, perdere di fare quello che io voglio, perdere le comodità, essere sempre sulla strada di Gesù, che era al servizio degli altri, all'adorazione di Dio. Quella è la strada giusta.